Ciao a tutti e benvenuti a Anthology of Fear, la demo che trovate su Steam, altra demo horror che trovate su Steam. Vi lascio il link in descrizione sotto al video che giocherò naturalmente sempre in compagnia di Lenny Rusu. Ciao Len. Ciao, ciao Lara. Allora, questa demo di questo gioco horror, ovviamente, me l'ha suggerita Len perché il gioco lei già lo conosce, già l'ha visto, giusto? Sì, ho visto la demo, Visto insomma, la questa qua. demo, certo, la demo. Perché il gioco deve ancora uscire, se non sbaglio. Esce il 20 gennaio del 2023. Ecco, quindi abbiamo ancora qualche mese. Se qualcuno magari, tipo noi, abbiamo intenzione poi di acquistarlo per portare poi tutta la serie su o il canale di Len o il canale mio, intanto ci Sì. giochiamo la demo, poi non si sa se lo vedrete sul mio canale o sul canale di Len. E vi lascio in descrizione sotto al video anche il canale YouTube di Len e il suo blog. E intanto ci spippoliamo un po' questa demo. Siamo rimasti incastrati qui mentre io spippolavo nel menu e non è tornato più indietro, quindi non potete vedere cosa c'è qua sotto, ma si intuisce quando c'è il lampo. Per cui io direi bando alle ciance, vogliamo andare o vuoi aggiungere qualche chicca, qualche cosa, qualche particolare del gioco che tu sai e io no, loro no? No, particolari, no, diciamo che l'unica cosa che si sa fin dall'inizio è che siamo alla ricerca di nostro fratello. E poi vedrete perché prenderà una strada un po' diversa la storia. È Quindi andiamo alla interessante. ricerca di nostro fratello, ma in realtà poi faremo tutt'altro. Più o meno. Scapperemo, tipo. Sì, beh, quello è poco ma sicuro. Ma come? No, dai, che questo pure sarà un Anthology of bradipo. Fear. Vabbè, allora, play demo. Vediamo che ci aspetta. Speriamo che il menu se ne va, però. Ah, questa è la cutscene, possiamo press esc per skippare la cutscene, ma noi non la skippiamo la cutscene, No, a vero parte Len? cose belle che ci sono, Mazza, senza cioè? E videocassetta. quindi che ce fai? Non ho capito. sarà per guardare qualcosa, videocassetta. Ma che è il frullatore? Scusi, eh? Facevamo, quel videoregistratore faceva uno strano rumore. Infatti. È un telefono che squilla da lontano. Lei dice? Ho sbagliato tutto, niente, stavo in macchina. Press Esci dalla tab, macchina. ok, quindi presso il tab. Ok, esci dalla Inventario. macchina. Non ricordo che cosa è accaduto. Boh. Se n'è andato. Non ricordo che cosa è accaduto. Mi sa che ha preso in pieno la ringhiera qui. Vabbè, dobbiamo spippolare la macchina, non penso, Penso di sì. Prova a guardare dentro il baule, non so. no? Ma quale baule, mi scusi? Portabagagli? Cioè il baule, appunto, portabagagli. Non si chiama baule. I don't even remember, dica lei, va, meglio. No, non ricordavo nemmeno di aver così tanta immondizia nella macchina, però non mi sembra. Mi sembra che sia Sono immondizia, vabbè. libri, i libri mica sono monnezza, scusi, eh. Si vede che non gli piace leggere, Vabbè, cosa ma vuoi? che ci ha messo a fare? Boh. Allora, in realtà questo pezzettino l'ho fatto anch'io perché quando Len mi ha parlato di questa demo, io l'ho prontamente scaricata e poi me la sono spippolata un pochettino Ti fermi un perché attimo, sì, ti fermi un attimo. dove? Si giri verso dietro di lei. No, no, aspetti, che Ok? cosa? No, niente di che. Volevo solo leggere. Se vai un po' più avanti, ci sono un po' di cose interessanti da leggere. Ah, beh, Il io non ho letto cartello. niente, quando l'ho spippolato sono andata di corsa. Allora, questo cartello dice resta addormentato. Stay Ok? asleep. Sì. Vabbè. Esatto. Poi se ti giri ci sono altri cartelli. No, per farti capire dove siamo finiti. Not true. Non pen non, non pe nessun pensiero, cioè non pensare. Ok. Poi? Poi qua c'è obbedisci. E Ah. poi di là sul cartello piccolino, no, se ti giri e vai Più avanti, sul avanti. cartello piccolino,
qua vicino al negozio c'è scritto, mi pare i telefoni dicono bugie, una cosa del... no, il telefono è una bugia. È una bugia. Eh no, è giusto per dire che sembra di essere in un posto, insomma, che stiamo un po' sognando, E qui? Perché... Ah, ho sempre Obey, Obey, sempre okay. Obey. Ecco, niente. Era per non farti andare avanti senza legge. Ecco, noi dopo, che l'avevo un po' spippolato, qui c'è una figura umana. Sì. E praticamente io sono entrata in questa porta. Però non ci si può entrare adesso, penso che è tutto scriptato. Sì. Quindi devo fare una cosa, praticamente. Ecco, lì c'è un altro manichino. Sembrerebbe un po' Silent Hill, tipo. Ecco, io sono andata poi qui al buio. Senti un po' il buio che fa. Sentite? Hai sentito il cuore? Sì. Si vede che si spaventa il buio. Però adesso non lo fa più. Oh. Allora. Quindi andiamo verso... la macchina. La figura lì, sì. Sì, questa signorina ignuda, completamente ignuda. Però ecco. Coi tacchi, che coi perde tacchi. Anche la testa. Mi scusi, Quello non è un posto logico dove mettere un manichino, vabbè, c'ha ragione che... Sì. Lui o lei, non ho capito se il protagonista è... Madonna. Allora, qui c'è una tanica di benzina che adesso non possiamo prendere, io l'ho presa poi dopo, perché prima... Sì, di. No, c'è ancora della benzina dentro. Esatto. Però, siccome è scriptato, dobbiamo fare quello che dice lui prima. Esatto. E anche la macchina diceva una cosa interessante, diceva lo stesso modello della mia, sembra che sia qui da molto tempo. Exactly. Vabbè, c'è un po' di immondizia, non mi stupisce che nessuno l'abbia pulita perché nessuno è qui. Grazie. Ci stanno sui manichini. Cioè, posso dire? Oh, qui che c'è scritto no immaginazione, niente immaginazione. Terribile. Eccola. Vabbè, io tanto mi piglio questo coso. Sì. Questo serve, grazie. Grazie, signorina, grazie. È un po' creepy, però. Dice che lo spaventa, sì. Beh, te credo. Arrivo? Pronto? Pronto? Pronto, pronto? Mi ricordo se sta cosa è lunga o... C'è una telefona? Ah, no. Dice che non si sente tanto bene a guardare al telefono. Infatti che deve stare lontano dal telefono, ok. Allora levamosi dal telefono e adesso andando indietro, chissà perché, non so se la posso prendere adesso la tanica, perché io l'ho presa dopo. In realtà sono tornata indietro. Forse prima bisogna guardare la porta. Sì, infatti, perché sì, perché dentro c'è un generatore, perché c'è un ascensore, se non mi ricordo male. È uno di quei giochi che probabilmente prima devi sapere quello che devi fare e poi esatto. Io invece volevo fare la furba, ma qui la furba non la puoi fare. Però posso correre, non è tanto bradipo questo, eh. Ecco, infatti qui c'è un manichino, anche parlato, so. Salve. Hello, appunto. Hello. Don't kill me, please. Ecco. Adesso uso... Oh, esatto. Il piede di porco. Arrivedergliela. Adesso qui mi dice che manca il fuel. Ah no, aspetta, prima... Quello che non capisco qua... Lasciate ogni speranza voi che entrate. No, vabbè. Fantastico. Questo è lo slogan che c'è anche sul mio canale. Ah, beh, sì, anche davanti al mio, volendo, Però queste sono le parole davanti alla porta dell'inferno di Dante. Di Dante, no? sì. E sì. Mi fa ridere perché io ho visto questo gioco giocato da un gamer inglese che non sapeva assolutamente cosa fossero queste parole ed è molto triste, però vabbè. Vabbè, inglese. Però insomma, Dante, insomma. Ma io volevo capire, ma quel manichino che c'era fuori era lo stesso che c'era dentro? Sì, sono tutti uguali. No, però ce n'era uno qui alla finestra, giusto? E quello lì è sparito.
non ci sta Rimanete più, seduti, c'è una no. quale. Ci sta più qua, vedi. Vabbè. Forse era quello che stava qua fuori, che adesso sicuramente non Però la ci sta. Ah, no, porta era ci sta chiusa. ancora. Signorina, com'è uscito lei? Signorina, lei è venuta da sopra, dica la verità, che Ah, sopra è può darsi. aperto. È vero. Spifferi. Buono, no? Però guarda che belle piante colorate, verdi e rosa. Ah, Chi si occupa di queste piante? Dante. Questo è l'inferno di Dante. Però sì, le parole lì davanti sono interessanti perché insomma vuol dire che stiamo entrando all'inferno. Vabbè, però non è che lei lo deve sottolineare, perché all'inferno ci devo entrare io, eh. Lei sta solo qui in vocale, mi fa compagnia in Lei è il vocale. braccio, Lei lei è è il il braccio. braccio, anche io sono il braccio. Ma l'anima di meglio Signor... mortacci stracci tua, ma che sei scema? Ma si fa? Ma poi, ma perché ha perso un braccio, Ma signorina? si Cosa è fa? successo? Hello? C'è Non è anche... No, divertente, infatti non non è è più per niente divertente. divertente. Guarda, si è fatta anche dei segni sulle guance. Sì. Sembra che sia stata Ma va la bruciacchiata. Turin Tekkül. Qui ti fanno agguati, Vediamo se c'è ancora questo davanti a... Sì, questo davanti alla porta. Però non si sa dove vuole andare. Si è messa lì davanti al muro. continui a accarezzare il muro, vada, vada. Ok, quindi adesso dovremmo rimettere la... Ok, Oh. l'ascensore si è riattivato. Allora io vado all'inferno, eh? Rivederglielo. Arrivederglielo. Vabbè. Anzi, che stranamente io ho fatto tutti questi passaggi da sola. Da sola. Pronto? Beh, ma lei si sottovaluta anche con la traduzione dell'inglese, guardi che ci sa fare. No, no, no. Io le cose in inglese comunque ormai mi sono abituata. Non mi destabilizzi perché No, senza la io sua so che compagnia, ecco. sono sempre qui, però... E che fa? Che... Ah, Ma giusto. volete dire che siamo arrivati? C'aveva anche ragione. What the hell in this place? Che diavolo è questo posto? Volevo sapere pure io. Adesso ti dice, guarda un po', spippola in giro. No, perché si muovono dei lampadari. Vado a Eh vedere sì. qua. Allora, ci sono degli oggetti dentro, ma non si possono prendere. Io non so se non si possono prendere perché non è il momento di prenderli. Ah. No? Oppure perché effettivamente è tutta roba che non dobbiamo prendere. E io non le dico niente, quindi Appunto. Cioè, proseguo. lei sta qui e per non dire niente. Vabbè. Allora dice che c'è un po' di cibo in scatola e dell'alcol, almeno non morirò di fame, ma vabbè, prevede di stare qui per molto. E di bersi là, ecco, anche questo, no? Potrebbe fungere da jump scare. Ma a me non mi jump scare. Eh sì, Però è un'immagine disturba. disturbante, in effetti. Vabbè, qui non c'è niente. E possiamo andare nel corridoio lungo perché questa porta non si apre. Però perlomeno questo personaggio corre, eh? Corre. Avete visto che corre? Oh, c'è una bella stanza, c'è anche un piano, a me sai che a me mi viene da... No Questo place. Ah, è non è il momento di definitivamente rilassarsi, il posto giusto? per rilassarsi, sì. Anche se mi voglio mettere seduta, dice che non è il momento di rilassarsi, vabbè. No. L'orologio cosa dice? Giusto per L'orologio controllare. dice... Non mi ricordo se serve. Ah, le 3:03. È fermo. Quanto tempo ho speso qui, giù qui? Quindi cioè non sa neanche lei o lui, non sanno se da quanto tempo sono qui Ma praticamente. scusa, siamo arrivati adesso? Come non lo sa? Non Ma è so perché scemo? ho tutti i Scema? dubbi. Sono scemi, insomma, quello che Scemi tutti e due. Ah, è. questi sono C'ha oggetti frusaglie. per dipingere. È Ok. importante. È importante?
tutta, sì, tutta roba per dipingere. E se ha notato c'era anche quel disegno Sì. sulla parete. C'è qualcuno a cui piace dipingere. Ma qui dentro, anche alla... In In generale, generale, se lei già lo nell'area. sa, lei già lo sa. Ecco qua, qui hanno vitturato anche il mobile. Hai visto? L'hai Ma che visto? bello. Oh. Sa che anche Vabbè, quello. Ma non chi è... ha detto che si deve rilassare? Questa continua a dire che non bisogna Sì, ma rilassarsi. io infatti stavo cercando di aprire queste ante, non è che mi stavo rilassando. Infatti dice, sembra che ci siano dei cassetti, però evidentemente non li vuole aprire. C'è Spero che qualcosa siano qui simili. dentro? Non ti... Niente Niente di di interessante. interessante. Cassetti non si aprono. Io ho fatto anche questa cosa qui, eh. Cosa? Sono entrata, ho spippolato. Ah, Questo orologio fa le sì, 3:03. sempre uguale. E questo orologio fa le 3:03. Secondo me c'è un nesso tra gli orologi. Beh, sì, tra gli orologi non mi ricordo se si deve usare da qualche parte questa informazione, Come però in magari Madison. Qui per esempio, che cazzarola è? Una penna con un elicottero? giocattolo. Giocato. Una canna da pesca? Boh, non Ah, so bene. è vero, sembra. Termosifone? Sembra un termosifone. Ma dai. Ecco, Peccato che non funzioni perché si congela questo. benissimo. Continuiamo, proseguiamo la nostra spippolata. Questa è una bella bimba. Folcloristico, Ah, è una bimba, sì, in un costume tipico. sì. Si chiede se c'entri qualcosa, se significhi qualcosa. Ma perché non può essere semplicemente un quadro appeso? Ma sai che qui tutto potrebbe avere significato. Non lo so perché il personaggio si fa tutte queste domande. Sinceramente, io mi preoccuperei di più di essere entrata in un posto del genere. Hai sentito? Sento un rumore. Hai sentito Ah, che si è attivato qualcosa? Perché pensavo fosse il cassetto che si chiudeva. quel lampadario si muove così? Magari c'è qualcuno su. Ok, lì c'è una porta aperta con una luce accesa. E di qua? Ma noi non abbiamo una torcia, Ce vero? l'hanno chiusa la Ce porta. l'hanno chiusa la porta! Ma i due gatti? Sembrerebbe che c'è freccette, sono freccette queste. Non si può prendere niente. No, quello che mi perplime è se rimaniamo. È chiusa. Shit. Se rimaniamo senza luce con tutti questi lampadari che sparaflashano. Vabbè, nel caso spero ci daranno una torcia. Questo cos'è l'ascensore? Questo è Anche qui. l'ascensore. There are no buttons here. Ah, no, no, non si può prendere da qua. No, non c'è bottone per chiamarlo. E non so come aprirlo, dice. Beh, magari poi si apre da solo. Questa è chiusa. Questo è un cunicolo. Ci sono delle candele che sicuramente dovremmo venire a prendere perché te pare che tutte queste luci rimangano accese secondo te? Te pare? No, dico, ma i soffitti? Infatti mi preoccupano un po' i soffitti. Ma i soffitti ne vogliamo parlare? Cioè, vabbè, Bah. non è il momento di rilassarsi, ma non devo Però rilassare. ha una parola su tutto, questo personaggio. C'ha un Sì. pensiero su tutto. Ma se tu adesso io so che il tasto per la torcia è F, ma per adesso non si No, non usa, ce no? l'ho, l'ho trovata la torcia, non ce l'ho adesso, se Ah, uso ok. F non me la dà la torcia. Questo è un Ok. interessante quadro d'epoca, una Ah, battaglia molto. navale. Sì, esatto. Lì c'è un altro orologio, qua si potrà entrare. Fa sempre le 3:03. Lì immagino che non si possa prendere niente. No, c'è roba, ma Nulla non c'è. si può prendere niente. Qui c'è lo jumpscare. Che Ah. paura. Beh, adesso succede una cosa brutterrima, eccola. Shit. Abbiamo Shit. preso una piccola chiave e la torcia, bene. Un altro orologio con 3:03. Boh, a meno che la signora da là non si stacca.
La candela non si può prendere. Non c'è manco una biretta. Io mi avvicino Ecco, alla non gliela fanno sagoma. provare mai. Mi ha Skered. spaventato a Ma morte. cosa? Ma cosa? Ma non gli dare questa soddisfazione. E poi si chiede che diavolo è, ma mi sembra anche ovvio che cos'è. Cioè, è un disegno. Chi è che tiene i cassetti delle cucine? Ma soprattutto cosa ci fa lì questo? Un abaco lì cosa c'entra? Ma l'abacus Dici. serve per rilassarsi quando uno cucina e aspetta che Certo, i cibi via si contatto. cuociano. Almeno fai un po' di abacus. Però scusa, non ho letto cosa diceva sotto. Sì, tutta l'abacus. Sì, aspetta. Forse. Ah, forse ha qualcosa a che vedere con quel bizzarro disegno sul muro. Perché? Dovrebbe avere anche qualcosa a che vedere col disegno? Vabbè. Tutti Vabbè. pensieri suoi, eh. Secondo me questo non sta bene. Poi scopriremo che stava sognando, tipo. Niente di interessante. Allora, rivedergliela. Noi proseguiamo. No, proseguiamo in per di qua, eh. Guardi, io non è per sfiducia, ma chiuderei. Eh Ecco. Ah, ma qua non si va da nessuna parte. no, è chiuso. Allora dobbiamo tornare Torna indietro. indietro, per forza, sì. Ok. Dobbiamo, se si ricorda, abbiamo preso una chiave. Sì, c'è una porta chiusa. Eccola Sì, quella che ci hanno chiuso prima. là. Ecco, Eccola là. Perciò appunto. È proprio lì sopra la porta. si agita il lampadario. Ecco. Vabbè. No comment. Perché si apre all'incontrario? Oh. Che, do you hear me? Do you hear me? Mi senti? Non so chi ce l'ha con noi, però chiede se la sentiamo. Yes, of course. Che c'è da accendere la tele. Aspetta. Eccola. Porca. Non so se c'è da schiacciare in queste lettere in fila. Perché dice che non ha senso, ma non può si spegnerla. Però non capisco KD perché. U S O. Ma forse formano una parola? Non mi sembra. Scusi, signorina. Porca della signorina, porca. Mi ha fatto paura lo stesso. No, non me lo ricordavo, devo dire la sincera verità, non mi ricordo. Oh, ma dobbiamo andarla giù? Beh, visto che la porta si è aperta, a questo punto possiamo fare qualunque cosa, perché pensavo non si aprisse la porta, non sapevo come si apriva. Don't kill me, please. Please. Ah, dice, questo qua non funziona, ma magari l'altro sì, l'altro ascensore. E dove sta un altro Quindi ascensore? forse vuole tornare nell'ascensore di prima. Ma non era questo. Questo è l'ascensore da cui siamo Ah, arrivati allora noi, l'altro, eh. quello che diceva che non sapeva come si apriva. Prova ad andare a vedere se adesso si apre. Lo giuro. Io vado in sportiveggianza e leggiadria, addio. Lei continua a fare QASW. Ecco, vedi? Pronto. Arrivederglieli. Dice che questa potrebbe essere la sua via d'uscita, ma boh, speriamo. Non penso perché l'ascensore era l'altro. Questo ci Chissà porterà come ancora di più porta. nell'inferno. È finita la demo. No. Adesso C'è arriva un'altra parte cassetta. 2. Oddio.
Vedi che sembrano videocassette messe dentro e poi vivi quello che c'è registrato sopra in Mommy? pratica. Mamma? Che What happened? cosa è successo? Niente, non è successo niente. Why are you crying? Perché Ma stai piangendo? niente, Mi è entrato moscerini. una bruschetta nell'occhio. Una bruschetta è grossa. Ah, che Una battuta di cos'è? Elio, una battuta, una canzone di Elio, le storie tese. What? Prova tua figlia. Adesso la dobbiamo trovare. All'improvviso, invece di trovare nostro fratello, dobbiamo trovare nostra figlia. Abbiamo perso un sacco di gente noi, eh. What the hell? C'è roba che fluttua. Beh, io comincerei dalle istanze, come dire. Bah, vabbè. Libri? Come Questo è stato cattivo. è stato cattivo? Non Questo è il videogioco? mi meriti. Come non mi meriti? Ma Ah, cosa forse dice? sono frasi che sente lui o lei, dei ricordi che ha, che non c'entrano niente con la roba che sta guardando. Se non hai senso, frasi che gli sono state dette probabilmente. Perché mi hai lasciato? Al cuscino, lo dice. Beh, io il cuscino non lo lascerei mai, in effetti. Oh, un po' di musica rilassante. Once upon a Questa è la storiella, time. ve la dico dopo. Perché? È perché è lunga adesso. Allora, praticamente dice che c'era una volta una bimba che si chiamava Emily, che con i suoi pennelli danzava, dipingere era il suo mondo e l'arte era sempre nella sua mente. Amava gli animali di ogni tipo. E Quindi, questo è l'inizio della storia di Emily. cosa devo aspettarmi? Che c'è qualche animale qui? No, solo la storia di Emily. Ti ricordi più che altro il nome? La devo chiamare? Emily, No. sei qui? Devi premere V e chiamarla. Em, sei qui? È qui, ha risposto con la luce. Visto, si è accesa la luce. Ecco, questo pupazzetto è inquietante, per esempio. I'm so sorry. Vedi? Ah. E qui Vedi c'è che si Emily. attiva? Eh sì, bravissima. E quindi Bisogna bisogna scrivere. cercare I cubi. I i cubi. Esatto. Kubrick. Uno, ecco qua. Posso metterlo come mi pare o. No, credo che poi ci sarà. Vabbè, qua hai già trovato la E, quindi è a posto. Però poi c'è da metterli a posto. I love you. I love you so much. Vabbè, questo si è aperto almeno. Dove sei? Allora, ce l'abbiamo Vincenzo e il sale? Mi sa di no. Sei L'abbiamo male. perso quando lei è morta. Ho capito, ma compro sempre tutto io, posso dire? Poi quando Non muoio. è vero, io ho comprato il treppiede. Che non Cioè, serve a niente. a niente, perché l'abbiamo usato proprio quando io ho detto portiamo il treppiede, mettiamo la telecamera sul treppiede. Calma, ma perché? Perché queste cose? Disegnini. Look at. Mamma, guarda quel coniglio bianco. Brilla. Ma perché brilla il coniglio bianco? Sparaflesciola, sparaflesciola. Ma poi non è bianco per niente. Vabbè. Oh, meno male. Cioè, questo qua che è storto si può prendere, ma io non lo so. Questo non si può aprire. Quindi quanti blocchi hai Ce n'ho adesso? due in Ah, mano. ci siamo quasi. La L ci manca. E Manca la L. dove la troviamo? Questa non si apre, no?
Quindi di qua hai visto tutto? Sì, a meno che non me la so Non c'è un'altra porta qua. persa. No, No? qua non ci sono porte. E allora mi sa che c'è da tornare Questo è un indietro. corridoio chiuso, poi lì. Qui non ne vedo altri. Tu ne vedi altri? No. Proviamo a tornare indietro. Sì, è l'unica perché non c'è più. Magari Questo nella è, stanza ma di aspetta, prima. magari anche qui nel corridoio per terra, no? No. Non so se magari non ti faceva raccogliere le cose prima perché ancora non avevamo scoperto sta cosa, può essere che non ci abbiamo neanche fatto caso. Magari è Secondo me qui. sta qua. Deve sta per forza qua, se no tu sta. Questa non si apre. Sa che non me lo ricordo proprio. Cioè, non ti No, ricordi dove sta? No, completamente inutile, non mi ricordo assolutamente dov'è l'ultimo vabbè. cubo, anche Questo. volendo. Vabbè, molto utile. Incredibile. Len è sempre molto utile. No, sto cercando di ricordare con tutte le mie forze, ma non me lo ricordo. Forse sul divano, provi a spippolare un po' il divano. Ma spippola il Se c'è divano. qualcosa. No. Niente. Non lo troveremo mai. I'm leaving. Dentro i vasi, no? Mi sembra quasi un genitore che sta per lasciare casa e insomma la bambina Cioè, la che sta non. abbandonando, nel senso? Sì, uno dei due, non so se la madre o il padre, però penso che sia il protagonista. Penso che sia il protagonista che ha lasciato la famiglia e la bambina che dice tutte queste cose. Insomma, perché non mi ami, perché mi hai lasciato. Beh, ma tutto La trama non è finisce. molto originale, però. Scusi, ma tutto finisce. Prima o poi tutto finisce. Prova magari a ritornare indietro di qua a vedere se c'è Tu dai qualcosa. O un'occhiata se lo vedi per terra. magari che fluttua in aria. O fluttua, sì. Vabbè, una guarda in aria e una guarda per terra. Questo no. Magari nascosta dietro l'angolo. No. Mi posso accucciare? No, non mi pare che ci sia I un. cassetti abbiamo detto che si aprivano e qui ce n'era. Ma vaffanculo, va. Ce No, non ci credo, non mi l'avevamo ricordavo. davanti agli occhi. Ok. Si è aperta la porta. Hello. What? Beh, perché C'è sei dei ma. spaventato? Ma c'è dei mancamenti. Comunque è una lei questa, perché a giudicare dal. È Sì, una è lei. vero. C'è anche qualcuno che fa delle puzzette, io non vorrei dire. Sento dei rumori Quindi è la strani. mamma che ha lasciato casa, mi sa. Sono dei vermi. Sono degli strani rumori. C'è un Questo cunicolo. pezzo non serve a niente. Quel pezzo lì non serve a niente. Allora, qua c'è una scritta, tanta scritta. Che c'è scritto? Oh mamma, I aspetta. love Perché you. le stesse cose che diceva prima, Ah, perché ci hai sì. I lasciato, perché. love you, I Non love mi you. ami, sì. We did you leave? Questo era il letto dove si consumavano le notti brave. Ma non c'è più la porta! What? Si è chiusa? Non Sì, è c'è più la vero. porta. Mi sono arrivata da Mi sa qua che io. dobbiamo fare qualcosa allora. Ecco, è tutto chiuso, perfetto. Ancora, era cattivo.
cattivo, questo era, è stato cattivo. Chi è stato cattivo? Lui? No, è più un... questa cosa è stata cattiva. Cioè il fatto di probabilmente di andarsene. Ah, ancora questo è l'ovvio. Sì, è Signorina, ma le cose la finì. bambina forte. Sarà Emily. A fare questa cosa? Ah. No, a dire, insomma, a chiedere dove sei, perché mi hai lasciato. Penso che sia la figlia. Visto che la sta cercando, credo che stia cercando Emily. Vabbè, vado nella porta perché qui non c'è nient'altro. Quanto è brutto giocare con il mouse e la tastiera. Voi non potete comprendere la mia. Quello è un occhio? Un occhio, sì. Arrivederci. Arrivederci. Che dobbiamo fare all'occhio? Lo spippolo? Spippoli. Mamma mia, che fastidio. Vada a ceccarlo, vada a ceccargli l'occhio. Molte c'è con occhio. Proprio si dice, in amicizia ovviamente, non lo farei mai. I don't deserve you. Vuoi una spugna, Len? Vuoi Ma no, al momento non mi fare un serve. bagnetto? Vado, vado, mi butto nell'occhio di Sauron. Ricordi? Ti Che? No. ricordi Alice? Ah, allora siamo Alice. Qual è la storia di Emily? No, non me la ricordo, mi so sorry. Allora, quindi noi siamo Alice in pratica. E Alice. Emily è nostra figlia. Qua sul muro cosa c'è? Quattro spazi. La mia vita è vuota. Come faccio a spiegarlo a lei? Non ha senso. Non puoi giustificare questo. E quindi? No, accendiamo. Ah, l'hai spento tu. Sì. Boh, torno Niente, indietro. adesso si torna indietro sperando che la porta sia aperta. Sì, adesso è aperta. Oh, that's alright. Ecco, damo sede sta cippa. Sì. Sì, dice che deve tornare indietro dove l'ha prima. Ma hai visto? No, che cos'era? E che non lo vedi? C'è una lì. No, non lo vedo, non vedo bene. Ah, perché c'era... Ecco a cosa serviva questo spazio. E si sono anche aperti gli occhi di questi. Che Sì. Perché si insinua? vabbè. Mi insino perché io devo spippolare, devo vedere. Stanno accendendo le luci, guardi. Hai visto? O dove andiamo? Dell'out e qua. Faccia lei. No, qua ancora non si può. Allora ritorniamo qui. Mazza che demo lunga però, eh? Beh, c'è una che si lamenta, che piagne. Sì. Sembra un bambino, però si è messo malissimo. Un bambacione del bambino. Prego. Sembra quello di Village. Brava, brava, quello dei Village. Il bambacione. Allora io andrei di là, da dove sono arrivata. Sì, rientri nella stanza. Si accendono le luci, ma secondo me quella porta mo si chiude, figurate. E affronti il suo destino, insomma. Mamma mia, che... Ma che da lì cos'è? Ma veniva. Veniva da qua. Sì. C'è una televisione un'altra TV. adesso. Do you remember? Non mi ricordo una ceppa. Io non so proprio di che state a parlare. Posso dire? Che devo fare? Do you remember? Non posso interagire. Accendi la radio che ti racconta un'altra storia. No, Quale radio? Questa? No, dov'è? Ah, spostata. questa. Ok. Me la spostano. No, in Così è realtà chiusa la continua porta. la storia di prima. Questa è Sì. la stessa storia di prima.
poi continuo. Painting was her world, but always in her mind. She loved animals big and small, no matter of what kind. One day a big storm came and a scary thunder roared. Gladly her best friend was there so she could be her ward. And so our girl wouldn't be scared, the friend invited her to play. And with that little help, the fear of thunder went away. Then, a loud rumble was heard, everything went blank around. Screaming was loud in the house, and then a crying sound. But this time it wasn't her crying. Calla. Se è un po' distorta la voce, io non le vorrei dire niente, però... Sì, mano a mano la storia diventava più cupa. Niente, praticamente dopo la storia, cioè quel pezzettino che ti ho detto prima, che amava gli animali di ogni tipo, continua dicendo: un giorno arrivò una grande tempesta e un tuono spaventoso. Per fortuna il suo migliore amico era lì, credo si tratti del migliore amico di Emily, che non so quale sia. Amico immaginario? La bimba, non so, o qualcosa che lei disegnava, non ho idea. La bimba non era spaventata e l'amico la invitò a giocare. E con quel piccolo aiuto la paura del tuono passò. Ma poi arrivò un altro rumore e tutto si rabuiò. Si sentì urlare forte in casa e un suono di pianto, ma stavolta non era lei a piangere. Quindi insomma è successo qualcosa di brutto in questa casa. In questa camera o in questa casa in generale? No, in questa casa in generale. Bene. E penso che c'entri la famiglia di questa donna, di Eris. Ma che... Ma questo TV, no? Cosa Do you remember? Mi sa che lei non ricorda niente, Alice. Ecco, guardi. Brava. Abbiamo preso un disegno, un... Sì, come in Silent Hill, adesso deve raccogliere i foglietti che ha lasciato sua figlia in giro. Ma adesso devo rifarmi tutto il giro della casa? E deve fare solo il giro delle televisioni, praticamente. Vicino ad ogni televisione dovrebbe trovare foglietti. Ma non è vero! O nei paraggi, vabbè, non sia così fiscale. Li trova, si fidi. Prosegua senza indugio. No, perché sento camminare. Ecco, vede? Don't kill me, please. Me ne manca uno. I am Lana Padawan. Lei ci crede molto in questo mantra, eh? Sì. No, ti giri, provi a guardare lì, ecco. Lo ripeto di continuo perché penso che porti fortuna, ma poi in realtà non riesco a prenderlo questo. I remember. Adesso lei ricorda. Lei ricorda. Qualcosina, non tanto. Devo adesso tornare indietro? No, nel bagno devi andare. Perché mi scappa, effettivamente mi scappa. Sì, assolutamente. Ecco carissimo, ho trovato tutto, Ti dice ma col cavolo. Ma che cavolo di madre sei? Sei inutile. Fai qualcosa di giusto e fallo adesso. Come va. Do it? Ma cosa devo fare? Allora, adesso devi mettere i disegni lì. Però, nell'ordine giusto? Ma credo che li metta per i fatti suoi, sinceramente. Sì. Però poi li devi accendere giusti. Come... E credo che c'entri con la storia che abbiamo sentito. Allora, questo sembrerebbe il giochino. Sì, può essere. Questo è il temporale. Quando è che ha parlato del temporale? Allora, prima parlava di dipingere, quindi la prima cosa io direi che è questa. Però il tasto è di là. Esatto. Sì, okay. Painting was a word, ok. Ok, questo. Poi dovrebbe Aspetta. Essere questo vicino. No, prima cliccaci sopra prima per vedere qual è la... sì, io dico che... No, forse prima c'è il temporale, quello sotto.
Sì. Ci ho cliccato tanto per, poi Ok, poi quello il sopra, il questo qui e secondo e poi poi l'ultimo. l'ultimo, perché Sì, l'ultima parte praticamente. è ok, abbiamo trovata. Fatto, Credo di sì. Ciccio. Thank Congratulazioni. you. Hai ricordato tua figlia? Ma dimmi, Yes. Alice, perché non ricordi me? Ti ricordi quel giorno? Non dimenticarlo. Sembravi confusa. Ma lo sono. Non è come lo ricordi. Era buio fuori. Non dimenticare com'è andata veramente. È stata colpa tua. Ed è stata colpa di Emily. Voi mi avete fatto fare questo. Cosa? Disgraziato. Questo qua è il marito abusivo che incolpa la moglie e la figlia di aver fatto qualcosa. You left Emily, you bastard. Vabbè, È lei che parla, credo. Ce l'ha con lui. adesso me ne devo andare. Yes. Vabbè, salve. Buongiorno. E questo è quello che ha fatto il padre a Emily e a Alice. Quindi credo che Alice sia morta. Ecco, noi siamo morti, penso. Ma aspetta, perché? Ah, ma Samadhi, non si accende la torcia, fammi tornare un attimo indietro. Stavi cercando di accendere la torcia. Sì. Ed è finita la Qua. demo. È finita la demo. Sì, non è particolarmente originale come storia, però c'è un mistero da risolvere nella versione Completa. originale del gioco completa, sì. Che però non ho capito, cioè la classica storia di una famiglia che si è sfasciata perché uno è In diventato pratica scemo sì. all'improvviso, perché quello che ha fatto, cioè. Psicopatico più che altro, Hai sì. Che capito? è sempre la solita storia trita ritrita, però non c'è neanche da essere tanto sicuri, perché sai, essendo una demo può essere che ti abbiano fatto vedere una minima parte, perché in teoria questa qua stava cercando il fratello, quindi non so come c'è finita in tutto quest'altro casino. Ma all'inizio poi mi sembra che eravamo un lui, no? A me sembrava, infatti, non so se queste videocassette che noi inseriamo magari nel gioco completo sono un modo per vivere le storie di qualcun altro, perché alla fine è un Anthology of Fear, antologia, quindi ci saranno diverse storie dentro. Quindi ogni cassetta c'ha una storia, un po' come... Sì, un po' come Aiutami. fa. Non mi ricordo il titolo, mannaggia. Vabbè. E niente. Aspetta, la casa no. No. No, quell'altro che ti ho detto che ha capitoli, che io ne ho fatto solo uno. Lo so. Che la copertina ci ho fatto la sgommata della Nike. Visage, visage, visage. Ah, ok, no, quello sì, aveva diversi capitoli, è vero. Vabbè. No, pensavo di un'altra. Comunque, tu che ne pensi? Ti piace questa, diciamo, introduzione al gioco? Allora, a Pensi... me in generale tutti questi giochi in cui ci sono, lo sa, da risolvere gli enigmi, da fare così, da fare questi giochini, trovare le cose poi da mettere nel posto giusto, io mi ci diverto. Brillante non è brillante, non sembra, No. però è interessante, ecco, cioè da aggiungere a tante altre cose che magari si fanno così nei tempi liberi, e nel tempo libero si potrebbe anche giocare. Non è Va male. bene, allora io direi che per questa demo è tutto. Vi ricordo che vi lascio il link di Steam di questo gioco e della demo, se la volete provare anche voi, in descrizione sotto al video, così come tutti i posti dove potete trovare Len, quindi il canale YouTube di Len e il suo blog. E niente, noi a questo punto sicuramente ci sentiremo a un'altra demo, perché stiamo spippolando varie demo. Visto il periodo, ci stanno tutte.
E poi chissà, tra queste demo magari troveremo anche quella che ci stuzzica talmente tanto come The Mortuary Assistant che arriverà sul canale e che porteremo anche una di queste demo nella versione completa. Quindi grazie a tutti e ci sentiamo al prossimo video. Ciao.